Buonasera telespettatori di Teleclub Italia, benvenuti alla trasmissione Parliamo nei ritratti. Stasera ho il piacere e l'onore di avere in collegamento il professore Guido Trombetti, ex rettore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. Benvenuto professore, grazie per aver accettato l'invito presso i nostri studi televisivi. Grazie a voi di avermi invitato, siete sempre cortesi, vi saluto con molto affetto, molta simpatia e insieme a voi ovviamente tutti i telespettatori. Il professore Trombetti è professore di scienze fisiche e matematiche della Società Nazionale di Lettere e Arte. È un uomo non solo di calcolo, è autore di oltre 400 articoli, molti dei quali poi raccolti del volume Pigro.0 dal 2014. Scrive per Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere del Mezzogiorno, Il Riformista. Grazie per la sua sensibilità che ha scritto questo libro in questo anno magico che ha visto il Napoli vincere lo scudetto dopo di più di 30 anni, dell'ultimo scudetto dell'era Maradona. Abbiamo pensato, lei scrive un articolo, di scrivere questo libricino inserendo tutti i dialoghi scritti durante il campionato, inserendo alcune considerazioni che fanno loro da collante. Così abbiamo provato a ripercorrere il cammino del Napoli e la sua marcia trionfale verso il terzo scudetto. Infatti il libro si intitola La marcia per il terzo scudetto. Professore, a lei la parola per spiegare perché la marcia per il terzo scudetto, verso il terzo Sì, scudetto. questo libro, edito dall'editore napoletano Rogiosi, un editore di grandissima sensibilità e generosità, lo ho scritto insieme al professore Cesare Gridelli, che è un oncologo di fama mondiale. Ci unisce un'amicizia profonda, cementata dalla comune grande passione per il Noi durante tutto l'anno abbiamo pubblicato il giorno successivo alla partita un commento sulla partita, provando a farne un'analisi dai più disparati punti di vista. Ci è sembrato giusto mettere insieme tutto questo materiale, legandolo con ragionamenti, osservazioni, cucendoli, diciamo, ed è un bel ricordo. Perché è trattata ogni singola partita. Abbiamo analizzato la situazione particolare emotiva, gli infortuni, lo stato di forma nei vari periodi del campionato. Il libro è peraltro pieno di bellissime figure che l'editore Rogiosi è riuscito a reperire e può essere veramente per chiunque un ricordo, in quanto ogni singolo momento marcia trionfale del Napoli nel campionato 2022-2023 è ricordata sul libro. Professore, è vero il trionfo del Napoli, ma non soltanto del calcio, ma dell'intera città. Abbiamo visto che negli ultimi anni Napoli è tornata la città più visitabile del mondo. E quest'anno ancora di più perché questo Napoli, il Napoli Calcio, ha fatto sognare non soltanto i tifosi, ma ha fatto sognare anche la città stesso. È un riscatto morale, sociale. Napoli è considerato un paradiso, ma purtroppo quando succedono delle cose subito vengono riportate in prima pagina. Quando succedono le cose belle, delle volte non vengono neanche citate, neanche scritte. Però finalmente Napoli ha avuto quello che si merita, essere alla cresta dell'onda, cioè del mondo intero.
vediamo che non soltanto il calcio, ma anche i beni culturali, ambientali, che in questo periodo e in questi ultimi anni ha avuto veramente una risonanza mediatica non indifferente. Finalmente, una città come era considerata da Benedetto Croce un paradiso. Ma delle volte, ecco, forse da noi stessi, forse dai napoletani stessi, non veniva apprezzata abbastanza come merita. Una città di storia, veramente, ma quanto napoletani conoscono le loro bellezze? Noi delle volte a scuola portiamo i ragazzi fuori, fuori e non facciamo conoscere i nostri luoghi, le nostre città. Ma bisogna, ecco, insistere che i giovani devono conoscere dove abitano. Quanto tanti napoletani non conoscono la Napoli sotterranea. Allora, ecco, cominciare da queste cose, professore, da questa meraviglia che abbiamo, non solo il calcio, come dicevo, ma anche i beni culturali. Sì, naturalmente lei ha fatto un discorso estremamente ampio e partiamo da un'osservazione. Il fenomeno calcio è un fenomeno straordinario perché è trasversale agli ambienti sociali, ai livelli culturali, è un'occasione unificante, cioè lei trova in uno stadio nei luoghi del tifo, persone che sono espressione degli ambienti più disparati. Quindi il calcio è un elemento unificante ed è anche uno straordinario veicolo pubblicitario. Perché Napoli, come lei ha ben ricordato, molto spesso vessata e vittima di uno storytelling non proprio favorevole, Napoli ha dimostrato che è in grado di produrre una imprenditoria di eccellenza. E il Napoli Calcio è un'impresa. E il presidente De Laurentiis ha dimostrato che si può fare impresa a livello top in Italia, in Europa e nel mondo anche a Napoli. Allora, da questo punto di vista, poi ne consegue che forse molti dovrebbero copiare da un altro calcio. Ovvio che le vittorie sportive del Napoli sono state anche un veicolo pubblicitario eccezionale per la città, che merita tutto questo per il suo patrimonio artistico, architettonico, per le sue chiese, per i suoi monumenti, per i suoi straordinari e bellissimi musei. Il Museo Archeologico di Napoli è tra i primissimi al mondo per la qualità dei reperti che custodisce e per la pregevolezza di alcune collezioni. Quindi, se il calcio può essere un veicolo di propaganda per la nostra città, questo è un motivo per farci gioire ancora di più. Io credo che lo scudetto di quest'anno sia diverso da quello dei precedenti. Qua, questa è una squadra nella quale giocano due, massimo tre italiani. È una squadra dove si parla in inglese e non si parla in italiano, a meno che parli napoletano. Quindi è uno scudetto all'insegna della modernità, all'insegna della globalizzazione. Questa è stata una svolta epocale nella storia del calcio. E questo ci deve sempre di più orgogliosi e convinti che nella nostra città tutto si può fare, qualunque traguardo può essere raggiunto. Benedetto Croce, come Goethe, definivano Napoli un paradiso abitato da diavoli, questa è la locuzione esatta. Però non c'è acrimonia in questa definizione, nel senso che essi facevano riferimento ai pregi naturalistici, ai pregi architettonici e artistici,
misti a quella specie di disordine pulviscolare che caratterizza la vita di questa città. Io poi, su questo ho una mia opinione personale, che Napoli deve sforzarsi di diventare moderna, ma senza snaturarsi, perché le caratteristiche, diciamo, proprio umane e sociali di questa città sono per molti aspetti un unicum che io ritengo vada conservato. Questo non significa che poi si deve parcheggiare in quarta fila o si deve uscire di casa col coltello, questi sono eccessi deteriori, ma la caratteristica di una città, che è la capacità di essere estroversi, di discutere con chiunque, di parlare, di chiacchierare, anche creando un sottofondo, un po' di confusione, secondo me è una caratteristica, direi antropologica della città, che è inutile tentare di cancellare, ma sarebbe anche un danno cancellare. Professore, è vero come lei stava dicendo, De Laurentiis ha dimostrato che si può fare impresa e come si deve fare impresa. Con il Calcio Napoli l'ha dimostrato e quello è un esempio anche per i giovani, chi vorrà intraprendere la professione di imprenditore lo può fare, basta crederci, basta avere delle idee innovative. E questa è la dimostrazione che a Napoli è stato un modello di esempio, perché sono arrivati dei giocatori sconosciutissimi fino al 2022, tutti quanti gridavano, con chi giochiamo, e infatti poi è stato, una scelta veramente, azzeccata che ha vinto il terzo scudetto. Che nessuno se la sarebbe mai poi mai aspettato che con quei giocatori arrivati a luglio 2022 potesse qui in Napoli vincere e stravincere il campionato, perché è stato il campionato più bello della storia del calcio italiano. Professore, ecco, secondo me questo scudetto è stato anche la parte più emozionante rispetto ai due, dell'era Maradona. Nell'era Maradona c'erano i campioni già conosciuti in tutto il mondo, lo stesso Maradona che è stato il giocatore più forte di tutti i tempi e quindi era evidente. Questa volta no, questa volta c'è stata un'emozione in modo particolare perché l'hanno vinto dei giocatori che nel campo internazionali non sono di un richiamo di grande fama. Ecco, questa è stata anche la parte più bella della storia del calcio italiano, con i giocatori che si possono e devono essere dei giocatori normali, non strapagati come fino adesso hanno fatto tutte le varie società in questi anni, ma si può fare e devono fare. Tutte le altre società, il modello Napoli. È certo, perché il primo pregio di De Laurentiis, quello che a mio avviso si è dimostrato vincente, è avere un bilancio sano. Cioè Bravo. lui ha amministrato la società senza inseguire sogni di gloria che poi ti portano alla rovina. Guardate, se andate a guardare bene dentro i bilanci di Inter, Juve e Milan, sono bilanci catastrofici. Loro hanno alle spalle potenze finanziarie tali che sono in grado poi di colmare le perdite, ma quanto tempo potrà durare tutto questo? Quindi il Napoli, De Laurentiis, sono stati capaci di costruire una società con un modello poi molto molto ridotto dal punto di vista societario, perché è sostanzialmente un'impresa a conduzione familiare, ma le imprese a conduzione familiare nel nostro paese hanno fatto la storia di questo paese, eh? Le grandi imprese a conduzione familiare, e con un rigore che lui è stato capace di osservare
e che lo ha portato poi al successo. Perché poi vede, in tutte le cose della vita, alla fine i conti bisogna farli con i risultati. E lui ha avuto dei grandi risultati. Professore, ha avuto dei grandi risultati perché, come lei stava spiegando, stava dicendo, è a conduzione familiare, tutte le società di conduzione familiare hanno avuto dei grandi successi, ma questa De Laurentiis è stata ancora di più perché è un piccolo imprenditore rispetto agli altri imprenditori del Milanese, del Torinese, eccetera. E lui ha dato lezione di impresa, come si fa È impresa, vero, è vero, è vero. a tutti questi grandi imprenditori del nord, come stavo dicendo, del milanese, del torinese. Ma guardi, mi si è sentito un attimo. Il Paris Saint-Germain è la prova che con il denaro, ma senza sale in zucca, non si vince niente. Il Paris Saint-Germain è un concentrato di fuoriclasse. Messi, Neymar, Mbappé, ma insomma. Una politica dello Stato, l'ha fatto il Presidente, non l'ha fatto nessuno. Soldi, alluvione di denaro speso, alluvione di fuoriclasse portati, alla fine non riesce ad arrivare neanche nella finale. Cioè, quindi non è soltanto che si ottengono i risultati, ma è con il cervello, con l'equilibrio. È vero, professore, è stato studiato veramente, è una grande personalità di intelligenza, ma ci dimentichiamo che De Laurentiis è anche proprietario del Bari Calcio, penso che è andato anche a un certo livello, penso che in Serie A, quindi uno dei due adesso dovrebbe cedere. Ma sicuramente il Bari. Quindi ha dimostrato non soltanto a Napoli, ecco, voglio ecco, ai telespettatori ricordarlo che De Laurentiis è anche proprietario del Bari Calcio, che delle volte parliamo solo del Napoli, quindi ecco questa personalità, questo grande E uomo che. ha fatto bene anche a Bari. Bari non è salito in Serie A per un gol all'ultima partita, ma salirà l'anno prossimo e lui lo dovrà vendere, però ha preso una squadra, una società fallita e l'ha riportata ai fasti di un tempo. Anche là ha fatto molto bene. Evidentemente è il manico che è buono, non c'è niente da fare. Sì, infatti come il Calcio Napoli l'ha portato a certi livelli della sua gestione, è stato sempre ai primi posti il Napoli. Infatti non ci dimentichiamo che prima che vincesse questo scudetto, il terzo scudetto, ha vinto varie coppe, quindi è stato No, sempre. ma lui doveva vincere già altri due, perché l'anno scorso la squadra di Spalletti l'ha perso malamente lo scudetto, e l'anno di Sarri pure, quindi non è stato neanche molto fortunato. Se fosse stato un po' più fortunato, De Laurentiis avrebbe incassato altri scudetti. È vero, anche il Bari, come lei stava ecco, ricordando ai nostri telespettatori, ha preso una società che era fallita e l'ha portati quasi per un gol in Serie A. Quindi qua si vede anche la grandezza dell'uomo imprenditore, della famiglia imprenditoriale che è De Laurentiis. E poi il Calcio Napoli in questi ultimi 20 anni è stato sempre ai vertici dell'Europa. Non ce lo dimentichiamo che è stato sempre qualificato, soltanto qualche anno non è andato in Champions, ma è andato sempre, ha disputato sempre le Sempre in coppe, quindi Europa, ha sempre in vinto Europa. sempre in Europa, ha vinto anche le coppe, quindi ecco il Napoli. Non è soltanto il Napoli dello scudetto, ma anche il Napoli delle coppe. Quindi bisogna ricordarlo e bisogna dare merito non solo alla società, ma ai giocatori e alla società Calcio Napoli. Professore, lei che è un napoletano doc, un grande tifoso,
Come, ecco, è doveroso che io le faccia, ecco, questa domanda, del nuovo allenatore Garcia, ecco, come, di questi Anche giorni. quella è stata una scelta molto intelligente perché lui ha provato De Laurentiis a prendere un allenatore di prima scelta, ma gente come Klopp e Guardiola sono inavvicinabili per gli stipendi che prendono. Qualcun altro non è voluto venire, qualcun altro era impicciato. Allora lui con la sua grande intelligenza è andata a prendere, visto che le prime linee non arrivava, è andata a prendere la seconda linea, ma ha preso il meglio della seconda linea, perché Garcia è un allenatore molto, molto intelligente, peraltro con un profilo umano molto gradevole, una di quelle persone con le quali è piacevole discutere, che è piacevole stare a sentire. A Roma ha fatto molto bene, mi sembra francamente una scelta molto saggia del Presidente. Io sono Professore, convinto che farà bene. farà bene, infatti gli allenatori del Napoli hanno fatto tutti bene, non ci dimentichiamo che sono arrivati anche dei nomi importanti come Ancelotti, come Benitez. Non ci, l'anno, i 2 anni di Benitez sono stati meravigliosi perché hanno scoperto dei giocatori, ha portato dei giocatori sconosciuti che poi si sono rivelati grandi campioni, come Caleon, come Mertens, Higuain e così via. Lo stesso quest'anno sono arrivati Osimhen, sono arrivati altri giocatori, però come ricordava all'inizio della nostra trasmissione, nel luglio 2022 c'era un po' di malumore dell'ambiente calcistico perché sono arrivati dei giocatori come Kim o Esmer o altri giocatori sconosciuti. Osimhen no, era un po' conosciuto, ma Kim e altri giocatori non lo erano, e quindi ecco, un po' di critiche sono partiti, Ma specialmente anche agli infatti, addetti ai lavori, ai giornalisti sportivi, proprio quelli del Calcio Napoli. Hanno avuto grandi dubbi, che il Napoli potesse, fare un ottimo campionato. tutti erano pessimisti, ma io stesso non ero ottimista perché non conoscevo Kim, non conoscevo Kvara, Lobotka non era ancora sbocciato fino a questo punto, quindi molti di noi erano preoccupati e siamo stati felicemente smentiti. Allora, anche per questo, avendo appreso dalla lezione dell'anno precedente, lasciamo fare al Presidente e giudichiamo poi i risultati. Ad oggi lui ha preso un fior di tecnico, non è andato a prendere lo scarso, è andato a prendere il meglio di quello che poteva prendere. È vero, professore, sicuramente il Napoli può e deve ripetersi, di questo campionato appena terminato, perché i giocatori sono dei ottimi giocatori, dei grandi campioni, giovani, tecnicamente di grande E valore. infatti noi speriamo che il Napoli si ripeta, non sarà facile, che guardatevi le statistiche, a parte la Juve, tutte le altre squadre difficilmente, se non mai, si sono ripetute. Però il Napoli ha vinto con 20 punti di vantaggio e quindi ha una superiorità forte, gli altri ci devono rincorrere. Dobbiamo essere ottimisti. Ma infatti lei, come stava dicendo, professore, le altre squadre non si sono non hanno avuto la stessa, non si sono ripetuti per il campionato come il Milan, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, perché non aveva quel gruppo di giocatori, dei veri campioni. Il Napoli l'ha formato e quindi oggi possiamo dire che il Napoli Infatti, ha dei campioni. Napoli potrebbe aprire un ciclo, Potrebbe potrebbe aprire aprire. un ciclo e sicuramente Poi sa, nella vita, nell'imprenditoria, nello sport, c'è un compagno di viaggio senza il quale non si fa niente ed è la fortuna. Ci vuole sempre, in tutte le cose, un pizzico di buona sorte.
Sì, è vero, un pizzico di fortuna, ma anche un pizzico di bravura. Il Napoli l'ha dimostrato, questo non ci sono dubbi. Certo. Sicuramente farà, ecco, anche se il Napoli dovesse vendere qualche giocatore, ma sicuramente già De Laurentiis e la società hanno in mente come sostituire quel giocatore che andrà via. Quindi, ecco. Non tutti, come stanno dicendo, verranno venduti, oppure i grandi campioni, qualcheduno andrà. Assolutamente no, però se arriva un'offerta di 150 milioni per Osimhen, lui fa bene a venderlo e poi la sua abilità sarà nell'investire quel capitale tutto o in parte per acquistare un sostituto all'altezza. Guardi qua, giocatori incedibili, non solo a Napoli, ma in qualunque squadra al mondo non ce ne sono. Giocatori sono tutti cedibili. È questione di... Ma infatti, professore, con la cessione di Koulibaly, praticamente l'ha venduto a una certa cifra e l'ha sostituito con Kim, sconosciutissimo, che l'ha pagato pochissimo. Quindi là Che sono era più operazioni. forte, che si Prego, è prego, professore. dimostrato più forte di Koulibaly, si è Bravissimo. dimostrato più forte di Koulibaly. Quindi sono operazioni coraggiosi e nello stesso tempo intelligenti, perché uno che va a vendere un centrale come Koulibaly, invidiabile in tutte le squadre del mondo, ha avuto un coraggio di venderlo e prendersi un altro giocatore che, ecco, ritornando al discorso di prima, gli addetti ai lavori, i giornalisti sportivi del Calcio Napoli erano suscettibili, dico, ma chi è? Sì, infatti. Quindi Dobbiamo ecco, fidarci. bisogna Dobbiamo fidarsi fidarci. della società. Io, professore, noi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Io la ringrazio per aver partecipato presso i nostri studi televisivi di Teleclub Italia. Professore, grazie. Grazie Ricorda ai a voi. A lei. telespettatori che il professore Guido Trombetti è stato rettore dell'università la più antica e la più amabile da tutto il mondo, la È Federico II di vero, Napoli. è vero. Va Grazie bene, professore, grazie arrivederci. veramente di cuore. Rimanete sul canale 77 per seguire la programmazione di Teleclub Italia. Io vi ringrazio, voi telespettatori, vi auguro una buona serata, un buon sabato sera e buona domenica. Alla prossima.